Buongiorno dalla redazione di Infofermo. Oggi, giovedì 31 ottobre 2013, partiamo con il Fermano dal Messaggero. Offidani, per i trasporti meno fondi al Fermano. L'assessore provinciale attacca la regione. Miopia amministrativa. Con il nuovo piano triennale sui trasporti, Fermo viene penalizzata e l'assessore provinciale non ci sta. Rimanendo sempre a Fermo, parliamo del PD. Bagalini del PD, la maggioranza tiene, ed è la risposta di Manolo Bagalini, capogruppo in consiglio comunale a Fermo, a Maria Antonietta Di Felice del PDL, che prevedeva invece una chiusura anticipata di questa consiliatura. A Porto San Giorgio è sempre il problema delle vongolare, vongolare fumata nera all'incontro ad Ancona, e quindi si decideranno i vongolari di Civitanova se lasciare il Porto San Giorgese o continuare la protesta. E la decisione dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Per quanto riguarda Porto Sant'Elpidio, è sempre la risistemazione del centro a tenere banco. Piazza si punta ancora sul lotto di Via Mameli. L'alienazione è prevista nel bilancio di previsione 2013. E poi ci sono degli ambasciatori d'eccellenza per il nostro territorio negli Emirati Arabi, Zitti e i fratelli Coltelli, protagonisti negli Emirati. Appunto, saranno l'enogastronomia e il manifatturiero del Fermano che approderanno alla corte delle famiglie reali di Dubai e di Abu Dhabi. E ci saranno anche i musicisti della band locale. Andiamo a vedere che cosa ci dice il Corriere Adriatico. Si torna partendo dal fatto di cronaca di ieri dell'anziana investita in località Molini Girola. Appunto, i residenti parlano: siamo assediati dal traffico. La disperata richiesta di aiuto dei residenti di Molini dopo l'ennesimo incidente. E quindi si torna a parlare di viabilità e di sicurezza nella viabilità. Ancora le tessere del PD, tessere boom, i circoli saranno segnalati, tollerabili aumenti fino al 25%, gli altri casi finiranno al vaglio degli organi nazionali. E torna all'appuntamento con il trekking urbano, domani e sabato i visitatori potranno intraprendere un percorso culturale all'aria aperta nel centro storico cittadino, quindi Fermo rinnova questo appuntamento alla decima edizione. Andiamo a vedere che cosa accade sul territorio. E abbiamo l'Ascom che punta sugli Emirati Arabi, la notizia già vista all'interno del Messaggero, le eccellenze made in Italy veicolate con la musica di una band marchigiana, e sono appunto Mark Zitti e i fratelli Coltelli, swing protagonisti. Per quanto riguarda appunto Porto Sant'Elpidio, le incompiute che danno scandalo, si parla di via Fontanelle chiusa da 3 anni, i due ascensori per il centro storico realizzati ma mai funzionanti. Ed è finalmente la notte di Halloween, all'ex film scatta l'horror party dopo tante polemiche, un evento pensato per tutte le generazioni con bancarelle, gare di costumi e coreografie. E il sindaco Loira di Porto San Giorgio si dice vicino ai commercianti, interviene sul megapolo che nascerà nel quartiere sud, quindi rimangono confermate le decisioni dell'amministrazione. Ancora la vicenda, diciamo così, elettorale che si è aperta con una consiliatura chiusa prima del tempo a Montegranaro. Basso attacca, Gastone si dissolverà. Intanto vediamo che invece Alemanno, che è intervenuto a sostenere il sindaco uscente, una svolta nella politica, e si parla appunto della nuova alleanza basata su 4 parole chiave: identità, sovranità, competitività e solidarietà, per una politica che non è più succube dell'Europa. E da Monteurano invece dal bilancio arriva un aiuto alle società sportive, invariato il livello di tassazione, mentre l'amministrazione intende introdurre come novità quella dell'utilizzo degli impianti. E questo è tutto con il Corriere Adriatico. Passiamo invece al Carlino di oggi, una notizia importante che riguarda uno degli edifici di Fermo, insomma, inutilizzati all'ex COPS, il villaggio della Fermana. Accordo per l'affitto degli impianti, documenti inviati al Ministero della Difesa, quindi il progetto, previsti anche un parco e un parcheggio per la scuola, caccia ai fondi della FIGC, quindi questo riutilizzo. Poi vediamo invece una vicenda appunto che riguarda il tribunale. Stretta in tribunale, arrivano i dissuasori, allarme sicurezza, ordinanza del prefetto, scattano delle sanzioni penali, via i parcheggi. Da lunedì saranno installati
paletti mobili con catene. E anche qui si parla delle 13 aziende alla corte degli sceicchi a ritmo di swing con la band locale. La vicenda giudiziaria delle false Hogan, 14 imprenditori alla sbarra, via al processo per associazione a delinquere. Nei guai anche un ex assessore. Andiamo al territorio e vediamo le notizie dal territorio. Porto Sant'Elpidio, l'ordinanza va in soffitta, ma non fermeremo i controlli. A parlare è il prefetto di Fermo, Emilia Zarrilli, che dice che anche se oggi scade l'atto appunto il provvedimento sulla prostituzione, anche chi affitta gli appartamenti alle lucciole sarà sotto accusa, quindi ancora il pugno di ferro da parte del governo su questa vicenda. E a Sant'Elpidio a Mare invece la Casa della Salute ormai è una realtà, dopo anni in cui l'ospedale è andato via via svuotandosi di servizi, reparti e di conseguenza di pazienti, in capo a poche settimane la situazione è destinata a cambiare radicalmente. Il trasferimento di uffici, ambulatori e servizi dal distretto segnerà il ritorno di un bel movimento di utenti negli spazi ora inutilizzati e deserti, quindi diventerà una casa della salute. Mentre a Porto San Giorgio è sempre la vicenda del Pala Savelli, bocciato il ricorso del comune dal Tribunale di Roma, ma il sindaco non ci sta. Il caso Pala Savelli, contenzioso con Ciuti per i canoni arretrati, l'OIRA manda l'ufficiale giudiziario, riscuoteremo quei 40.000 euro. Quindi il sindaco Loira non giudica ancora chiusa la vicenda e continuerà per riscuotere i fondi che pensa spettino al comune. E per quanto concerne invece il polo commerciale, il sindaco e i negozianti del centro sì al dialogo, ma il progetto va avanti. E per oggi dalla rassegna stampa di Infofermo è tutto, come di consueto la redazione vi dà appuntamento.